Senti se tra il nostro pubblico c'è qualcuno che ha deciso di sposarsi proprio questa settimana. Io no, non so se sia una settimana nella quale è più difficile o più facile trovare una location. Forse è più difficile perché coincide anche con il carnevale. Carnevale, quindi, quello cioè, è. Però, cioè, magari se scegli un posto dove ci sono feste di carnevale, certo, quelle importanti, certo, delle quali abbiamo parlato ieri, allora, è difficile, no? Cioè, a Venezia non vado a sposarmi. Trovi posto tranquillamente, sì, sì, perché sì, sappiamo, sì, abbiamo letto un minuto, certo, fa con il Previ, certo, certo, che è sconsigliato sposarsi tra l'Avvento e la Quaresima. Beh, oggi no, oggi sì, perché è mercoledì, quindi né di venerdì né di martedì ci si sposa nessuno. Ma no, sì, in realtà di venerdì poi ci si sposa. Ah, perché, sì, infatti, sì, perché? Ma vabbè. E comunque la domanda è: avete scelto una location particolare oppure avete scelto un tema per il matrimonio? Io devo dire, non ho mai partecipato, per fortuna, a feste di matrimonio a tema. In realtà abbiamo avuto recentemente Chiara Francini qui, che ha fatto la festa dei 50 anni a tema. Sì, però non era un matrimonio. Cosa, no, no, matrimonio infatti a tema, possiamo, sappiamo di luoghi. Ce li raccontava poi il nostro amico, sì, Gesù, il ricchiappatore del Dietro le Quinte, il nostro, certo, filmmaker, certo, certo, di conchiglie che uscivano dall'acqua. Quello è proprio tipo castello delle cerimonie, luoghi proprio preposti. Ah, ma non era un omaggio all'acqua, no, alla, no, Sirenetta? No, no, non era tema Sirenetta? No, è proprio la scenografia. Non celebra Sebastian, no, vuoi tu prendere? No. La cosa importante, ecco, per esempio, è trovare anche qualcuno che suoni bene, per dire, il momento in cui, certo, la sposa entra. Per forza. È importante che ci sia la colonna sonora adeguata, no? Questo da Sanremo. Non parlo ad Ama, parlo al figlio. Esatto. Secondo me lui per prima festival del prossimo anno, no, se lo fai. Esatto. No, ma invece della banda dei carabinieri. Iniziamo la il festival di Sanremo così, molto bene, molto molto bene. Allora, Previ, buongiorno. Buongiorno, 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 ragazzi. Perché parliamo di questo? Perché la notizia è che molti borghi che sono un po' disabitati, spopolati investono cercando di attirare. Sono su tante iniziative, e una di queste è sicuramente il matrimonio. Per esempio, c'è a Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, questo... Che c'è? No, ti prego, puoi togliere, che non riesco a non sentire altro che la tromba che fa. Fin qui non si è mai arrivato. Vai arrivati fino qua giù. Il sottofondo, vai. Questo è il loop, Città Sant'Angelo è un borgo praticamente spopolato, pochissimi sono rimasti, Pescara. Che è tutto riservato agli eventi matrimoniali, quindi praticamente è una specie è di una location, per una location. Però lì conviene che fai con la notte che rimani, quindi dormi nei borghi, certo, bello, assolutamente, sì, assolutamente. Sì. Non devi tornare a casa ubriaco, esatto, perché sapete che c'è sempre una buona parte che beve un po' troppo. Non devi fare come abbiamo fatto al matrimonio di Danilo, dormire sul cofano della macchina, in condizioni di guidare, cioè. E il progetto è piaciuto così tanto che sarà presto replicato in borghi, bello, borghi però vicini. Buona idea, ottima idea. Allora, matrimoni tematici, ok, qui puoi togliere la base, effettivamente. Grazie. Ok, grazie. Hai trovato addirittura 50? Sono 30 idee, ne ho estrapolate 5. Quelle che trovi più bizzarre, sentiamo. God Save the Queen. And the questo momento, non più The King, God Save the King, naturalmente. Certo. Un ricevimento nuziale che prende spunto dai royal wedding inglesi. In questo matrimonio a tema tutto dovrà essere royal. Oh. La carrozza, la carrozza, tiro da 8 di cavallo, sì, spendi un miliardo. La spada sulla spalla, centrotavola, a forma di corona, segnaposto dei colori della bandiera Union Jack. Insomma, tutto un po'. Mi ha regalato un zogno, sì, certo, elegante. Matrimonio tema. Ma birra ideale per le informali, dall'attitudine giovanile, naturalmente. Vabbè, insomma, tema birra classico, insomma, tutta diciamo birra. Shabby chic. Attenzione, elementi dello stile: gabbiette in ferro battuto verniciato di bianco, lanterne, pizzi e merletti provenienti da bauli di anziani parenti. Ogni dettaglio contribuirà a conferire quel tocco vintage campagnolo che incontra. Mamma mia ragazzi. No, ma canonico no, normale no. No. Quei piatti bianchi. Matrimonio tema autunno. Chi sta cercando un tema matrimonio per settembre, ottobre, novembre? Non è un tema, è il periodo. A meno che lo vuoi fare adesso, a tema organizzi autunno. Organizzi adesso per intanto non fare lo spiritoso. Quest'anno l'autunno è arrivato a dicembre, praticamente. Quindi volendo. Zucche ornamentali. Oh!
castagne e melograni con le loro calde tonalità saranno quanto di più azzeccato per personalizzare il ricevimento. Ma non c'è tipo a tema pirati, quelle cose? Attenzione, così. Attenzione. Concludo con un matrimonio a tema circo. Giocolieri, trapezzisti e mangiafuoco. Ma adesso ci mandiamo la perdici con il mangiafuoco. Sì, secondo... sì, sì, lei c'è, sì, la queste cose a tema, tu che sei ospite, sei obbligato a rispecchiare il tema. Quindi da clown posso andare vestito da clown, da pagliaccio. Bello, fantastico. Optate per centrotavola a forma di tendone da circo per trasmettere all'atmosfera quel tocco magico e misterioso. E anche l'odore da circo. Esatto, infatti secondo me è l'alito che alla fine sa di circo. O il menù. 342-00-00700, tra poco sentiamo la vostra. La canzone ovviamente è la canzone più utilizzata, soprattutto per le dichiarazioni, le richieste, diciamo che Bruno Mars. It's a beautiful...